sta succedendo qui semplice oggi recensisco per voi questo libro Mathieu Simar qui altrove edito da zona 42 per la curatela di Luigi Musolino che è uno scrittore horror dedito eh, alle atmosfere più cupe e questo è un romanzo molto cupo e ho deciso di introdurlo quindi così con che cosa con le sonorità doom metal il doom metal è caratterizzato da sonorità cupe e ritmi lenti che evocano atmosfere decadenti e melodie drammatiche, accentuate da testi spesso riguardanti l'introspezione e la sofferenza. Ora che vi ho spiegato che cos'è il doom metal, vi dico che cos'è invece il funeral doom metal. E il doom metal all'ennesima potenza. Perché? Perché tutta questa escursione, questa divagazione musicale? Perché? Qui altrove di Matteo Simar, io non trovo modo migliore, oggi come oggi, di descrivervelo che è come un romanzo, funeral doom. E eh sì, perché le atmosfere qui sono. Accidenti a Matteo Simar, a Zona 42 e a Luigi Musolino. Sono soffocanti, catacombali. Quindi questo non è un libro. Proprio per tutti. E io mi chiedo anche: mi sono posto una domanda leggendolo, ma questo è horror? Hmm. Sapete perché? Allora, vi spiego un po' la trama, eh. Vi voglio far capire di che cosa stiamo parlando. Perché magari voi adesso siete lì interessati, volete andare a sfrugugliarlo, ad acquistarlo. Ah! Nel caso vogliate farlo, qui sotto in descrizione, trovate il link per acquistarlo. Da lì io ci guadagno una piccola percentuale da affiliato a Amazon. Però esiste anche lo shop di Broken Stories. Eccovi qui l'indirizzo, che è la mia libreria virtuale dentro Amazon, dove io seleziono per voi i titoli più dark e immaginifici. Fateci un giro. Ora, torniamo qui: altrove a bomba perché Matteo Simar, pubblicato per la prima volta in Italia, da appunto zona 42 con questo breve, breve, molto breve romanzo. È veramente un funeral dumista eh, d'eccezione perché questo è un romanzo che veramente ti mette in ansia, in angoscia, ti stringe proprio tutti il cuore, i polmoni, le, la cistifellea ti fa sentire proprio maluccio, ve lo devo dire. Allora, la trama. Abbiamo una coppia che si trasferisce, sono Simone e Marie, che si trasferisce dalla grande città in una cittadina di campagna. Quindi una situazione, anche se volete, dalle premesse anche un po' disneyane, anche un po', come dire, anche abbastanza trendy, no? Alla moda, lasciamo la città, andiamo in campagna. Ma perché? Eh no, non per cercare chissà quale qualità di vita, ma per, pss, fondamentalmente... Sfuggire a una massa incombente e assolutamente nefasta e funesta di ricordi che riguardano. Eh, Ve lo dico? Ve lo dico? Allora, qui c'è un lutto, c'è un lutto pesantissimo, va bene? Oh, ed emerge un po' alla volta. Ma Emerge, però emerge, <ride> questo è il problema: emerge tanto. Questa coppia si trasferisce in una casa che era di proprietà di un fantomatico vecchio, che non c'è più. È scomparso quindi anche qui abbiamo la premessa per una possibile storia di infestazione. Infestazione, non lo so, una cosa del genere, no? Mm. E quindi uno pensa, bene, adesso comincia l'horror. e solo che non comincia, non comincia. In realtà quello che va avanti è un graduale gravosissimo appesantirsi dell'atmosfera. È un romanzo molto statico in cui succede molto poco, scritto con maestria, in punta di penna per suggerire le dinamiche psicologiche, i movimenti dell'animo di questi personaggi tormentatissimi. E vorrei vedere che non lo fossero che però sono anche molto imbelli ormai di fronte a questa sofferenza e quindi vi si abbandonano cercando che cosa? Boh, non lo so, dei guizzi di vitalità in quei personaggi, quelle persone, i, concittadini, i nuovi concittadini che abitano questo paese semi-abbandonato, decadente, cioè un posto sfigatissimo. Appunto, cercando di stabilire delle nuove relazioni, connessioni, amicizie, ma con i peggio messi di questo paese perché sono tutti veramente ridotti a brandelli dal punto di vista esistenziale. E perché? Perché in questo paese, pure lì, c'è una memoria luttuosa che unisce i personaggi e poi c'è una fantomatica antenna, e io qua, boh, io qua devo dire che mi arrendo. Una fantomatica antenna che è un oggetto simbolico. Cos'è? Non lo so. Un, una rappresentazione metaforica di qualcosa che non ho capito bene, devo dire la verità. Perché Mathieu Simard viaggia ad alti livelli letterari. Mainstream. Questo è un mainstream con venature horror, ma solo verso secondo me. Verso la fine. Ma non horror più che altro soprannaturali. Ecco, mettiamolo così: c'è questa. Questo spiffero di soprannaturale che arriva a un certo punto verso bah, tre quarti e tu dici, ah, ecco, 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 ecco perché in questa collana, ecco perché sto leggendo questo libro. Mm? Ma prima, io, vi devo dire la verità, in questa atmosfera funeral doom, beh, mi sono sentito proprio sprofondare senza cognizione di causa, senza dove cacchio era il nord magnetico di questa storia mentre io affondavo nella mestizia così accuratamente intessuta da Mathieu Simar? Questa è una storia che parla di memoria, che parla di lutto, che parla fondamentalmente dell'impossibilità per questi personaggi di risalire la china, di riaffiorare dalla palude dello, dei loro conflitti se non con... Eh transitori, effimeri guizzi di vitalità nell'incontro con personaggi che portano una ventata di, punto di, 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 di novità in un rapporto matrimoniale veramente ormai putrescente. I toni sono questi, ragazzi, i toni sono pesantissimi e molto lenti. Io ve lo devo dire, questo non è, secondo me, il romanzo che mi sento di consigliare a tutti, cioè vi devono piacere quelle sensazioni veramente funere, però non vi aspettate la paura, no? Casomai alla fine in questa storia, in questo romanzo breve, finalmente, e lo dico veramente col cuore, finalmente avrete la conferma che questo è un romanzo che tratta attraverso il soprannaturale le emozioni della nostra vita, le emozioni più pesanti, più cupe, più fosche e più doom in assoluto. Però io qua mi sento di muovere una soggettivissima obiezione all'impostazione del romanzo, che sì, mi preannuncia con un brevissimo flash forward di una frase all'inizio che finirà tutto malissimo, <ride> non mi dice come, e quindi io mi predispongo, sì, alla storia, però poi è porca di quella miseria per 150 pagine prima di portarmi al cospetto del mistero soprannaturale, ci mette appunto, ci mette troppo tempo. Eh, dandomi l'impressione che ho sbagliato libro, nel senso che questo è un libro totalmente mainstream. Che poi alla fine ma sì ci metto anche quell'elemento anzi ci metto la soluzione soprannaturale che mi è piaciuta eh? attenzione è molto bella però arriva tardissimo tardissimo e eh, mi ha lasciato un po, un po confuso ragazzi e io con i miei limiti forse quella sera mentre leggevo questo romanzo non ero come dire, non ero in, in vena di Funeral Doom, ma di horror mi aspettavo questo. E invece mi sono trovato il Funeral Doom. Che attenzione, io rispetto, eh, rispetto. Mi sono pure comprato sto libro. Il suono del dolore, 30 anni di Funeral Doom, edito da Tsunami, che poi sono i ragazzi che pubblicano anche tutta la collana. Uh, bizarre, che qui amiamo molto. Quindi io, Funeral Doom, Doom, tutte queste atmosfere assolutamente di mar, queste musiche di margine, questa, anche se volete questa letteratura di margine, io la rispetto tantissimo, solo che mi aspettavo un horror. Quindi, cosa vi dico? Leggetelo se siete in vena di Funeral Doom, se siete lì, cioè dovete essere preparati. Questo è un libro sul lutto, sull'impossibilità di superare certi traumi. Diciamo così. Forse. Mm. Manca qualsiasi speranza. Cioè, capite, la, la soluzione di tutti i mali di questi protagonisti è una soluzione che non è una soluzione. Cioè, un ammazza, cioè questa è una roba pesantissima, qui altrove, ha un peso specifico di, di non so, del, non so di che cosa, <ride> è pesantissimo il peso specifico, volevo fare una citazione anche un po' scientifica, chiamare in causa qualche sostanza particolarmente, e invece non ho neanche le basi per questo, quindi niente, ci ho provato. Però quello che volevo dirvi è che non è un brutto romanzo, ma è un romanzo, che imbruttisce, <ride> ecco, mentre uno lo legge, e io denuncio il fatto che a un certo punto, sì, non ne potevo più, dicevo, avanti, avanti, andiamo, fammi capire, portami nel mistero, nel soprannaturale, portami nell'orrore, perché sto leggendo a questo scopo. E Invece Mattio Simano mi ci ha portato, che dopo tanto, tanto tempo, e io, quindi, perché il ritmo del funeral doom, ragazzi, è questo: è lento. Capite? È molto graduale, è soffocante, è catacombale. E così deve essere. E quindi, benissimo, è riuscito perfettamente Mattia Simani in questo intento. Quindi, se volete, proprio sprofondarvi nella sofferenza, nella tristezza, nella mestizia più cupa, con anche poi un po' di mistero che è lì, che, che soffia gelido dentro questa storia inventata in una località che cioè, manco se finisci la benzina, ci devi andare, capite? No, è un brutto posto. E poi c'è questa antenna che io non ho capito. È così, mi sfugge un po' mi sfugge qualcosa. Ma di fatto, qui altrove è una lettura funeral. Doom.